febbraio sarà un mese non ricchissimo di uscite importanti, ma la presenza di giochi come Kingdom Come Deliverance, che attendiamo oramai da anni, lo rendono sicuramente un mese interessante. Vi ricordiamo, se volete, di seguirci anche sulla nostra pagina Curatore Steam, Facebook e sugli altri social network. Trovate tutti i link in descrizione. E di visitare il nostro sito per rimanere sempre aggiornati sul mondo dei videogiochi e dell'hardware. Detto questo, iniziamo. PEGI 18. Finanziato tramite una campagna Kickstarter di buon successo, Battalion 1944 è, come suggerisce il nome, un FPS sulla Seconda Guerra Mondiale. La volontà degli sviluppatori era di creare un FPS vecchia scuola, in cui conti per la maggioranza la skill del giocatore. Non aspettatevi quindi meccaniche di grinding per ottenere armi molto più forti, o vantaggi dati dalle serie di uccisioni, come ci hanno ormai abituato tutti gli shooter moderni. Sarà disponibile dal 1 febbraio in Early Access su Steam. Già disponibile su PS4, The Zodiac Age è una versione rimasterizzata di Final Fantasy XII, uscito nel lontano 2006 solo su PlayStation 2. Le migliorie principali di questa versione sono i 60 fps e i miglioramenti tecnici fatti sull'audio. Visto che la versione originale del gioco non è mai arrivata su PC, questa remastered è l'unica occasione per recuperarlo, quindi, se siete fan del brand, segnatevi il 1 febbraio sul calendario. Da piccoli sognavate di essere un imprenditore ma la vita vi ha portato verso altri lidi? Grazie a Rise of Industry potrete realizzare il vostro sogno, avendo la possibilità di gestire un'intera industria controllandone ogni aspetto. Dalla raccolta delle materie prime alla vendita di quelle lavorate, tutto sarà sotto il vostro controllo. Se non siete degli esperti di gestionali, non disperate. Gli sviluppatori hanno lavorato sul gioco per riuscire a renderlo semplice da comprendere nelle sue meccaniche basilari, ma complesso da padroneggiare nel late game, grazie a una buona profondità nella gestione della nostra industria. PEGI 16. A sword such as this will bring honor to its bearer. No. This is nice work. It's new, isn't it? You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow. Now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Dungeons and No Dragons, questo è il motto con cui Kingdom Come Deliverance si era presentato al pubblico alcuni anni fa. Questo motto voleva evidenziare la volontà degli sviluppatori di creare un GDR medievale fedele dal punto di vista storico alla realtà del periodo raccontato e libero da elementi fantasy, presenti oramai nella totalità dei GDR. Dopo molti rinvii sarà finalmente disponibile dal 13 febbraio. Ambientato nella California del 1986, Crossing Souls è il gioco perfetto per gli amanti degli anni 80, grazie a tante citazioni a film di quel decennio come Ritorno al Futuro e a dei filmati che si ispirano molto ai cartoni di quegli anni.
Volete rivivere gli anni 80? Allora non fatevi sfuggire Crossing Souls. Crediamo che davvero pochi fra di voi non hanno mai giocato un Age of Empires. Per quanto riguarda le esclusive PC, è sicuramente una delle serie più famose. Questa Definitive Edition ci permette di rigiocare il primo capitolo della serie in una veste tecnica rivisitata e migliorata. Anche il gameplay è stato ritoccato, ma gli sviluppatori hanno cercato di mantenere integro il feeling originale del gioco. Per sapere se quest'opera di restyling è riuscita, non ci resta che aspettare il 22 febbraio. Probabilmente uno dei giochi più odiati al suo annuncio, Metal Gear Survive è, come ci fa intuire il titolo, un Metal Gear in salsa Survive. Basato sul gameplay e sul reparto tecnico di Metal Gear Solid 5, l'obiettivo principale, mentre giochiamo, sarà quello di sopravvivere a differenti orde di zombie. Per farlo, potremo creare armi e costruirci un intero campo base, posizionando molti tipi di difese. Grazie alla modalità co-op, potremo anche formare una squadra di 4 giocatori, con cui cercare di tenere a bada questi zombie. Se siete curiosi di provarlo, tenetevi liberi il 22 febbraio. Pascure è un thriller psicologico che ci vede impersonare le vesti di Ian, un ex soldato che, a seguito di alcuni esperimenti effettuati su di lui, possiede i superpoteri, che gli permettono di controllare il tempo e di utilizzare la telecinesi. Il titolo è fortemente basato sulla narrazione, ma ci saranno comunque molti momenti ludici, con combattimenti corpo a corpo e sezioni stealth. Un gioco sicuramente interessante che per alcuni elementi ci ricorda Get Even, titolo uscito da alcuni mesi e di cui trovate la nostra recensione in descrizione. E voi, quale gioco attendete di più questo mese? Fatecelo sapere nei commenti. In descrizione trovate dei link di approfondimento su tutti i giochi che abbiamo citato nel video. Quindi fateci un salto. Un saluto e un prossimo video.